Reato dopo un lungo pedinamento. Cosa è successo in sintesi? Sì, esatto. Diciamo che lo scambio informativo tra le questure del Sud Italia, in cui vi sono numerosi rapinatori di un certo spessore, e le questure del Nord Italia, come l'Ovale, in cui vi possono essere dei soggetti che possono fungere da basisti, ha fatto sì che la questura di Palermo notasse tre noti pregiudicati rapinatori che, come dicono loro, andavano in crociera. In effetti si imbarcavano su una nave e arrivavano al porto di Genova. L'intuito investigativo del personale della squadra mobile di Palermo e del personale della squadra mobile di Novara ha fatto sì che si collegasse l'arrivo dei tre con un soggetto che noi avevamo attenzionato da alcuni giorni. Lo sbarco è stato monitorato, si è visto che i tre venivano raggiunti dal novarese, il pedinamento, pur difficile, visto l'orario serale, consentiva di verificare che il gruppo andava a Pernate. Arrivava a Pernate martedì sera, da lì cominciava, sempre con il semplice intuito investigativo che questi tre potessero essere venuti a Novara per pianificare un colpo, per fare un colpo, per prendere accogli, comunque per fare qualcosa di poco lecito, iniziava un servizio di osservazione H24 del condominio. Nei primi 2 giorni, mercoledì, giovedì, il gruppo non si è mosso in nessun modo, i tre sono rimasti asserragliati all'interno del condominio, al che la tenacia degli investigatori comunque è continuata ed è stata premiata perché venerdì le cose si sono smosse. In particolare è arrivato il cugino del basista che noi avevamo già individuato, che ha preso uno dei tre palermitani, è uscito anche il basista già individuato con gli altri due e il gruppo, tutti e cinque, si sono diretti in centro Novara. Il pedinamento è continuato anche perché pensavamo che potessero andare a fare un sopralluogo, vista l'ora, erano le 8:30. Invece le due macchine si sono dirette immediatamente alla filiale della Banca Popolare di Sondrio. Qui i tre palermitani sono scesi e sono entrati nella banca, mentre gli altri due stavano fuori con le macchine e i motori accesi. Allora abbiamo capito che stavano per commettere una rapina. Il personale delle due squadre mobili di Palermo e Novara è stato estremamente professionale perché ha mantenuto la calma e ha atteso l'uscita dei rapinatori per non pregiudicare l'incolumità delle persone presenti all'interno della banca. C'erano 6 persone tra impiegati e clienti. Li ha arrestati via via che uscivano senza che neanche se ne accorgessero e poi in rapida successione sono stati catturati anche 2 basisti. Il colpo sarebbe stato ingente, 110.000 euro, e organizzato nei minimi dettagli dai 2 novaresi che avevano verosimilmente proposto il colpo ai 3 che arrivavano da Palermo. I 5 ora sono ristretti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un colpo mirato perché loro sapevano la somma che sarebbe stata presente in quel momento in banca. Esatto, il colpo è estremamente ingente, 110.000 euro non è una cifra che usualmente si tiene disponibile alla banca. Quel giorno era disponibile perché avrebbero dovuto fare dei pagamenti proprio alla ditta in cui i 2 novaresi lavoravano, quindi loro avevano organizzato il colpo, il giorno e la cospicuità della somma garantiva contro eventuali rischi, anche se l'intera somma è stata ovviamente recuperata e restituita all'istituto bancario.